No, questi, no, questo penso che sono diamanti veri. Madonna, no. Ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. L'altra volta c'è stata un'avventura pazzesca, siamo scesi giù nel dungeon, il casino è successo, abbiamo trovato una caverna enorme, finti diamanti, il macello. Quindi questa volta riscenderemo nella caverna, nella grotta, quello che è, e poi come passo successivo ci andremo a costruire la nostra bellissima casa, almeno ci sistemiamo un po' di cose, ci mettiamo per benino, un po' preparati. 2000 like se volete vedere un nuovo episodio di Minecraft dopo questo e ricordatevi di seguirmi anche su Facebook, soprattutto, e su Instagram. Direi di non perdere altro tempo, iniziamo. L'altra volta eravamo rimasti al punto in cui stavamo saltando nel mare per scendere negli abissi e quindi ritornare tramite qualcunicolo nella caverna, nel dungeon gigante che avevamo trovato. Però, ragionando, non è una cosa saggia da fare, in quanto se moriamo perdiamo tutto. Allora ho deciso di scavare di nuovo, come sto facendo adesso, per arrivare fin giù in fondo alla caverna. Oh! Che culo! Cioè, qua sta la lava, che culo! Bene, la caverna penso che l'abbiamo persa nella vita proprio. Allora direi di risalire da dove siamo scesi. Io inizio a scavare qui, vediamo se riusciamo a raggiungere la caverna. Ormai ho imparato, meglio fare 2 cubetti alla volta o anche 4, forse è meglio. Perché sennò si rischia di cadere come dei fagioli nella lava. La cosa più bella di tutto questo è che il piccone si sta rompendo, cioè praticamente adesso si rompe. Oh, abbiamo trovato la lava e qui c'è della pietra rossa. Oh, ho trovato della pietra rossa. Avevo un foglietto con sopra scritte le coordinate, però adesso non ricordo dove l'ho messo e quindi fine per me. Ho messo un attimo in pausa, ho trovato il foglietto con le coordinate e quindi mo si spacca il mondo. Allora, io sono a 66-4-1. Il dungeon è a 91-13-6. Ah, diciamo che non c'entro un cazzo dove sto io. Ecco. Innanzitutto direi di salire a livello. Cos'è che era meno 6? Ci sono riuscito? Oh, subito un mo. Sì, ce l'ho fatta, ma dove vieni che ti spacco il culo, bastardo. Ok, questa caverna è enorme. Lì ci sono quelli neri. Io mangerei un po', giusto per rifarmi un po' di vita. Adesso alla ricerca dei diamanti si parte. Questo è l'orso abbracciato tutti, che vuole essere abbracciato. Vabbè, meglio ti abbraccio a suon di spadate, cioè cadi e muori, bastardo. Un altro. Oh, come sale veloce? Questo è piccolino. Che cos'è, un figlioletto? Come si fanno a lanciare? Oh no, qua c'è uno slender. Però no, io me ne vado. Non succede niente. Vedete com'è profonda? Sì, però questa volta la posso prendere, penso. No, e mo faccio un ponte per forza. Qui continua, è stupendo. Ma questo gioco io lo amo. Prima lo odiavo con tutto me stesso, adesso lo adoro. Sì, ce lo sto per fare. Mo cado. Ok, l'ho preso. Sì. No, prendiamole quanto più possibile. Non so neanche che cosa posso fare con loro, però loro è prezioso, quindi me lo frego tutto, la madonna. Ok, mio, preso. Adesso alla ricerca dei diamanti. Ah, guardate quanti mostri ci sono. Penso quello che esplode. No, non ti avvicinare troppo. Ok, bravo, esplodi per fatti tuoi. Esplodo tu, esplodo tutto. No, questi, no, questo penso che sono diamanti veri. Madonna, no, ti prego, dimmi che li ho trovati davvero. Cioè, se mi tuffo succede qualcosa. C'è qualcuno qui vicino? No, questi dovrebbero essere diamanti, diamanti. Sì, Madonna. Li abbiamo trovati. Prendiamone quanti più possibili. Sì, Madonna, sì. Abbiamo trovato i diamanti, adesso. Siamo dei money grabber, big money, qua na sold. Quindi possiamo uscire da questa caverna e andarci a fare a quel paese, diciamo. Però il problema che adesso nasce è da dove si esce? Boh. Allora, siamo scesi qua. Questa è la piscina di lava, con quella è la piscina di acqua normale. Io direi che adesso che abbiamo trovato i diamanti, la cosa da fare sarebbe riemergere oppure ricercare altri diamanti. Qui c'è una caverna con dell'acqua. Proviamo a scendere. C'è un sacco d'acqua qua. Qualcuno si è fatto la pipì addosso, forse, boh. Direi che il metodo più sicuro per uscire è quello di ritornare dal buco che abbiamo creato, perché siamo sicuri che sopra non c'è acqua. Almeno dovremmo essere sicuri, poi non lo so. Quindi torniamo di qua, avventuriamoci. Oh, dell'oro! Oh, non l'avevo proprio visto! Voglio, vedi se lo prendiamo al volo. Io non sono sicuro che questa sia la strada che ho fatto all'inizio. Infatti non è affatto questa la strada che ho fatto all'inizio. Qui c'è lava, qui c'è altro. Non è assolutamente questa. Vabbè, sono caduto in quest'altra caverna. Di lì avevo intravisto anche loro. E adesso l'ho perso. Prendiamo la spada perché qua sono sicuro che uscirà qualche mostraccio. Direi di arrivare nel punto più alto e iniziare a scavare sopra la nostra testa. Dai, voglio vedere la luce, ti prego. No, l'acqua! No! Dai, siamo sotto il mare, siamo sotto il mare. Dai, che se la facciamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Dove siamo usciti? Ah, sempre qua più o meno. Quindi qua sotto c'è tutta questa caverna enorme. Madonna, sì, ce l'abbiamo fatta per fortuna. Siamo riusciti ad arrivare sulla terraferma per fortuna di nuovo. Vedi, lì è dove eravamo scesi. Quindi abbiamo fatto tutta questa strada. Ci
Mago, è stato stupendo, è stato. Allora direi di adesso di raggiungere subito la nostra casa pene. Però prima mangiare, faccio un bello spuntino. Adesso che abbiamo il davanti a loro possiamo fare davvero un bel po' di cose. Tuffiamoci, nel frattempo andiamo ad uccidere questa medusa se riusciamo ad ucciderla. Io tra l'altro devo trovare delle pecore perché devo costruire ancora il letto. Perché dopo che sono morto ho perso il letto e quindi non posso passare la notte dormendo. No, devo costruire un altro letto. Oh, vedete in lontananza le nostre care amiche mucche. Da quanto tempo quest'albero che fluttua così dal niente? Forse l'ho tagliato io qualche migliaio di anni fa. Uccidiamo un po' di mucche, giustamente, per prenderci un po' di carne. Ce l'abbiamo fatta a ritornare sani e salvi. E soprattutto, la cosa più importante, abbiamo con noi il diamante e l'oro. E tra l'altro, cosa ancora più importante, qui sotto nel mare, la vedete benissimo, c'è quella fortezza marina che avete detto che è una cosa rarissima. Qui c'è un pesce palla Polifemo che spara dall'occhio, non lo so. Quindi continuate a commentare scrivendo come volete che vada avanti l'avventura, cosa volete che faccia nella prossima puntata, se volete che vada alla fortezza, però ditemi come posso equipaggiarmi al meglio per questa cosa, se volete che costruisca una casa, ditemi voi cosa volete che faccio e io lo faccio. Io non vedo assolutamente l'ora di andare a scoprire che cosa c'è qua sotto, che cosa è questa fortezza, tutta questa cosa qua. Cioè no, davvero sono in ansia, il cuore mi fa proprio, non ce la faccio più. Beh, per oggi concludiamo qua questa puntata stupenda di Minecraft, nella quale abbiamo trovato addirittura i diamanti. Non me lo sarei mai aspettato nella vita di trovare i diamanti. 2000 like per la nuova puntata di Minecraft, mi raccomando, spolliciate a morire perché voglio giocarci subito. Commentate scrivendo come volete che l'avventura prosegua facendo tramite l'hashtag Minecraft Sub, ovvero Minecraft Subino, quindi capite, collegate un po'. Ci vediamo alla prossima puntata di Minecraft, vi mando un abbraccio, un saluto, ciao!